sbarramento, della delusione che c'è, perché c'è, ma che però se, come dire, viene affrontata con delle proposte che hanno senso e che vengono capite, secondo me può di nuovo portare delle riaggregazioni. Io penso che deve aver finito qui. Bravo. Io faccio parte del draft, che è un sindacato di base di categoria peraltro, delle ferrovie e un po' dell'autoferro a livello nazionale. Raccoglie soprattutto il capitreno e i macchinisti che sono fuoriusciti dall'Orsa, ma lo dico perché era la parte più attiva, che scioperava, che si mobilitava e che, avendo firmato l'Orsa tutta una serie di cose fino al contratto Lacrime e Sangue, siamo usciti insieme e abbiamo formato il capo. Anche io penso, come ho sentito dire, che prima di tutto, tutto è importante studiare, confrontarsi, assemblee e convegni sullo sciopero, e voglio dare il contributo in questo senso, ma soprattutto lo sciopero se ne parla quando si difende scioperando, esercitandolo. Allora poi se ne parla, come stiamo facendo bene, credo, noi oggi, perché si pratica come noi ferrovieri, come i compagni dell'FCA o della SAME, io ho avuto occasione di sentire Beppe, proprio perché così in queste iniziative parlandone socializziamo, rianalizziamo e analizziamo la nostra pratica, cioè studiamo quello che facciamo, relativa anche all'esercizio del diritto di sciopero. Con i sindacati altri di base, per esempio in ferrovia come la CUB e anche spesso, quasi in diverse occasioni, l'USB, abbiamo organizzato scioperi, li abbiamo fatti coincidere, almeno quello, col Penduniti sulla stessa data, contro temi quali la riforma pensionistica Fornero, contro il Job Act di Renzi, contro l'accordo Vergogna, è stato ben definito prima, sulla rappresentanza del 10 gennaio 2014, che noi come CAT non abbiamo sottoscritto, siamo fuori dall'RSU, abbiamo fatto questa scelta, contro la privatizzazione e per la sicurezza in ferrovia. Soprattutto l'adesione dei lavoratori non corrispondeva a quello che siamo noi, alle nostre forze, che non sono tali da raccogliere, come invece è stato, una partecipazione molto molto ampia dei lavoratori, alle volte totale, su questi temi, e credo, e anzi ne sono certa, che non esiste altra categoria a livello nazionale che abbia fatto 8 scioperi dal marzo 2014 a oggi. Stiamo preparando il 9° per la metà di giugno e questa volta lo stiamo preparando insieme. Un passo avanti, lo stiamo organizzando e preparando insieme. Abbiamo aggiunto, contro un contratto che sta arrivando, che si preannuncia, inutile dirlo, lacrime e sangue, soprattutto per noi dell'esercizio, e l'esercizio sono tutti i lavoratori che hanno a che fare con treni e binari. I ferrovieri aderiscono, e questo è interessante, pur sapendo bene che non otterranno nessun risultato tangibile, ma scioperano perché sanno, consapevolmente alcuni meno, che scioperando esprimono la loro resistenza, sanciscono che non sono disponibili a sposare la filosofia padronale, che le misure della classe al potere le respingono e confermano così contemporaneamente, consapevoli e inconsapevoli, la loro appartenenza alla classe lavoratrice. Pensate che per noi, tra l'altro, scioperare è molto difficile. Da quasi 30 anni sono state introdotte limitazioni al diritto di sciopero. Conoscete, avrete sentito parlare della legge 146 del 90, poi la 83 del 2000. Tanti accordi successivi firmati dalla Triplice per limitare il diritto di sciopero. Fino all'ultimo protocollo fra il Ministero e le aziende confederali di novembre 2015, che con la scusa del giubileo, che tra l'altro non sta incrementando nessun viaggiatore, hanno posto altri divieti, periodi interi in cui non si può scioperare, eccetera, eccetera. Interviene spesso poi, fra l'altro, anche quando siamo completamente in regola, la commissione di garanzia con varie scuse e motivazioni di qualsiasi genere, anche pioverà molto, non sto scherzando, si prevede una forte pioggia a impedire lo stesso il diritto di sciopero. Non parlo, perché è già stato detto, del affondo che è stato dato al diritto di sciopero all'accordo sulla rappresentanza, che impedisce a chi lo sottoscrive, se non è maggioranza, di poterlo esercitare, ma ne viene addirittura sanzionato. Non contenti di tutti queste regole, vantaggi che hanno, pretendo di andare anche oltre quelle regole e sanzionano chi sciopera. Io ieri e l'altro ho scontato i miei 2 giorni di sospensione per aver partecipato all'ultimo sciopero del sindacalismo di base di novembre.
e ho sfruttato questi due giorni lavorando per noi, per la classe nostra, andando a un incontro nazionale che preparava lo sciopero del giugno prossimo, insieme agli altri sindacati di base. Come passo avanti lo stiamo preparando insieme, vi dicevo, andando ieri all'NCA per sostenere Sandro, per propagandare l'iniziativa di oggi, in maniera da lavorare con il caso. Noi quando scioperiamo siamo ognuno da solo, e anche quando ci opponiamo a partire in condizioni di non sicurezza, in qualsiasi altra condizione contro i padroni, siamo soli. Fisicamente non siamo in una fabbrica, per cui per quanto difficilissimo sia oggi, in un'azienda per quanto difficilissimo sia, ma siamo proprio soli, solo ai treni, solo un macchinista, solo il capotreno che deve dire no fisicamente da solo. E allora da tanto tempo abbiamo i professionisti dello sciopero, li chiamo io, che sono i nostri professionisti, che hanno grande esperienza e che stabiliscono ogni volta una rete di reperibili, per cui 24 ore su 24 durante gli scioperi o momenti importanti siamo reperibili, perché quel lavoratore non sia solo, ma sia in contatto, sostenuto, aiutato. Spesso andiamo anche fisicamente là, prendiamo la macchina, perché non siano soprattutto i giovani lasciati soli. Li andiamo a recuperare quando rimangono fuori. Noi siamo macchinisti e capitreno, rimaniamo a Roma, Spezia, Firenze, prendiamo le macchine, organizziamo la rete che è, l'abbiamo ripristinata dal movimento storico dei ferrovieri, l'abbiamo ripristinata e li andiamo a prendere, perché chi sciopera non può rimanere fuori, deve tornare a casa, e così è un modo anche per unirci e socializzarci. Mi rendo conto che è difficile immaginare la difficoltà per chi non lo è, e però questo è un punto in più per dire che nonostante questo scioperiamo, nonostante questo abbiamo ancora uno sciopero da fare, anzi più di uno. E credo in ultimo, e non per importanza, che per il fatto che lavoriamo per l'unità, che stiamo conducendo una lotta per il fronte dei lavoratori, che sia quello che dico in piena sintonia con l'iniziativa di oggi. Questa lotta è una lotta che come attivisti ci siamo incaricati di condurre fra sindacati di base. Guardate che alcuni sono, il USB per esempio è firmato, ma non gliela regaliamo l'unità fra gli attivisti di base ai padroni, e quindi stiamo lavorando insieme. Quindi si è in piena sintonia, perché all'interno dei nostri sindacati e fra i sindacati tanti di noi conducono la lotta per l'unità, una lotta per unire le forze, per superare i settarismi, gli estremismi, i personalismi e le logiche della parrocchia o di parrocchia, perché penso e pensiamo che si batte per questo, che abbiamo solo questa possibilità contro lo strapotere dei padroni e della classe al potere, che conducono, sì, ha detto bene, la loro lotta di classe per dividere e renderci impotenti. E noi dobbiamo fare esattamente l'opposto, lottare per unire e spostare in prospettiva il rapporto di forza a favore della nostra classe. Abbiamo fatto passi avanti, stiamo preparando un prossimo sciopero nazionale, che vi ho detto, a metà giugno. E sappiamo che però è un percorso che non è fatta, dovremo vincere resistenze contrarie, che ci sono sempre, una lotta. E far prevalere, mettere al centro l'interesse dei lavoratori. Inoltre, proprio oggi, stanotte direi, abbiamo dichiarato uno sciopero di CAT, CUBE e USB, tutti insieme, regionale Toscana, per domenica 8 maggio. Domenica, perché non vogliamo penalizzare i pendolari, ai quali invece andremo a dire le ragioni per cui scioperiamo. È uno sciopero importante perché è di macchinisti e capitreno, e per la sicurezza, per il personale che manca ai treni, per questo che è stato tolto e che rivogliamo, per la salvaguardia dei lavoratori e viaggiatori, e scioperiamo in contemporanea contro, avendo fatto tutto questo, contro la depressione aziendale che si è scatenata. E non si è scatenata solo per questo, per un motivo specifico, ma soprattutto perché di nuovo siamo organizzati, stiamo insieme, siamo uniti, stiamo ricostruendo l'unità fra di noi. Da alcuni mesi infatti attivisti di questi sindacati lavorano unendo le forze, le esperienze, le competenze e le intelligenze. Questo lavorio ha messo in moto in un circuito virtuoso, lo dico proprio perché è vero, non gli si sta dietro, la partecipazione e la creatività di tanti lavoratori e lavoratrici iscritti e non iscritti, o che addirittura facevano parte dei CGL, anche CISL e UIL, e anche e soprattutto, cosa cui teniamo, giovani che hanno ripreso fiducia, hanno vinto la disillusione, hanno
si sono rimessi in moto e partecipano con tutto l'entusiasmo che hanno anche i giovani. Hanno costretto azienda, abbiamo costretto l'azienda, sindacati, istituzioni a muoversi. Quindi possiamo dire, fra noi diciamo, noi, questo gruppo, questo che si è costituito, che il primo e più grande risultato, al di là della vertenza specifica, lo abbiamo già raggiunto, sconfiggendo la divisione, l'isolamento e lo scoraggiamento, e costituendo e rafforzando questo fronte di lavoratori, questo collettivo, al di là delle appartenenze. È per questo che dicevo e dico, per questo intervento in sintonia con questa iniziativa di oggi. Ciao a tutti, porto una categoria di lavoratori che non sempre viene vista all'interno di tutte queste dinamiche. Io rappresento i tassisti specificatamente a Milano, ho partecipato a questa iniziativa come partecipo ad altre iniziative del genere molto volentieri, perché se la parola classe ha un senso è che da una parte ci sono i lavoratori, da una parte c'è chi produce e dall'altra parte c'è chi sfrutta. E per cui non ci sono differenze di lavoratori fra chi sta in fabbrica, chi sta nei campi, chi sta a essere sfruttato, con tutte le nuove forme di lavoro. Probabilmente avrete sentito delle lotte che i tassisti hanno portato avanti negli ultimi tempi contro una grande multinazionale, Uber, un mostro da 70 miliardi di dollari di valutazione. Però non voglio parlare dei tassisti, perché incidentalmente i tassisti si sono trovati davanti questo nemico. Ma questo nemico non è appunto nemico dei tassisti o di questo momento, questo qua è il passo avanti del capitale. Oggi i lavoratori hanno ancora una certa forma di tutela, hanno ancora delle leggi alle quali appigliarsi, non ultime le nostre. Noi siamo riusciti anche a fermarlo con una causa. Nonostante questo, Uber mi ha citato me e assieme ad altre persone, mi hanno citato a Torino per un rimborso dei danni, perché il giudice ha detto che loro sono fuori legge e vogliono portarmi, non so, la casa, una cosa del genere, non lo so. Queste multinazionali vogliono realizzare gli ultimi passi, seguendo quello che dicono anche, non so, JP Morgan ha detto apertamente, perché ormai questi discorsi li fanno apertamente. Bisogna togliere le costituzioni. Bisogna togliere le costituzioni e tutto il portato di difesa che hanno per i lavoratori. Se noi perdiamo queste cose, se noi perdiamo questi appigli normativi, saremo sempre più divisi. Fra l'altro, lo sapete meglio di me, perché nelle fabbriche a partire dagli anni 60, 70, dopo le grandi lotte operaie, sono intervenuti delle forme di lavoro differenti. Non c'erano più solo i lavoratori di una fabbrica, ma sono arrivate delle persone, soprattutto hanno iniziato con quelli che facevano manutenzione. Peraltro chi va a fare manutenzione su un impianto rischia molto, perché non conosce quell'impianto. Ci sono state molte morti bianche per queste cose. E sono arrivate cooperative. Fra l'altro, una parte politica sulle cooperative ci ha fatto le fortune. Ci ha fatto le fortune e ci impone, non so, la TAV, tutte queste cose. Noi stiamo facendo la TAV, stiamo spendendo miliardi di euro perché c'è una cooperativa rossa che ci fa la fortuna. Cooperativa rossa e la 'Ndrangheta, perché anche la 'Ndrangheta è pesantemente entrata nel sistema degli appalti. Queste forme di lavoro nuovo riusciranno a distruggere anche socialmente, cioè tutta la comunità dei lavoratori verrà distrutta da queste nuove forme di lavoro, perché una volta che salteranno le difese dell'articolo 38 della Costituzione, ad esempio, dove si dice che i lavoratori hanno diritto a essere assicurati per la malattia, per gli infortuni, per la vecchiaia, Uber fa una cosa molto semplice, dice i lavoratori nostri è della gente che vuole lavorare, ma non vuole, noi siamo buoni a dare loro del lavoro perché loro hanno bisogno. Tra l'altro hanno bisogno perché per anni i nostri sindacati non hanno fatto un discorso di classe e hanno permesso che continuasse a essere spogliata la classe lavoratrice del denaro, semplicemente, banalmente del denaro. Si è permesso che venissero portate avanti delle riforme fiscali
che hanno portato le aliquote massime dal 70-80% negli anni del boom, quando c'era la ricchezza. Noi siamo riusciti a portare la ricchezza, lo sviluppo della società a livelli così alti, nonostante ci fossero le tasse all'80%. Adesso viene visto come un disastro una tassazione al 30-40%. Anzi, addirittura ho sentito un sottosegretario del governo attuale che parlava addirittura di una flat tax. Ormai siamo arrivati a considerare come normali i discorsi che facevano i ministri di Pinochet. Sono normali. E lo fa quel partito che tutti conosciamo. Se si continua su questo passo, per cui l'uberizzazione, parlo di Uber, ma se vogliamo parlare si può parlare di Google, si può parlare di Amazon, si può parlare di tutte queste grandi multinazionali che non pagano più le tasse, hanno sede fiscale dall'altra parte. Nel nostro caso, ad esempio, alle Bermuda pagano le tasse, hanno la sede, non a caso, anche FCA ce l'ha in Olanda. Noi, per fare causa a questi di Uber, abbiamo dovuto recuperare tutto il sistema di società. Solo in Olanda avevano 15 società differenti con il nome Uber. Di queste, per il nostro caso, ne abbiamo individuate 4. Abbiamo dovuto pagare una cifra enorme solo in traduzione in olandese, perché poi è anche difficile proprio. Materialmente, la lotta, una volta che si esce, che il padrone non ha più di fianco e non puoi proprio andarlo a prendere materialmente, ma il padrone si perde, non c'è più. E tu non hai neanche più dei compagni su cui fare affidamento. Non ci sono persone che iniziano col tuo turno, che iniziano di fianco a te, che condividono. No, anzi, siccome tutti quanti siamo soli, ancora di più rispetto a quello che dicevi, siamo proprio soli. Perché noi andiamo e vediamo di prendere quello che c'è. Tanto è vero che questa sharing economy è stata definita anche gig economy, nel senso che è proprio l'economia del lavoretto. Ormai non ci stiamo più con i nostri salari, che abbiamo volontariamente perso, perché abbiamo lasciato che i padroni, tutto il sistema, la finanza, i ricchi in genere, non pagassero più tasse. E per cui la società così impoverita ha permesso, ci hanno fatto interiorizzare, diceva Chomsky, ci hanno fatto interiorizzare il sistema di colpe, cioè la società va male perché siamo noi a prendere troppe pensioni. Perché noi abbiamo le vacanze, la malattia, perché abbiamo gli infortuni, abbiamo la scuola pagata e tutto qua. La lotta, la risposta a tutto questo non può che essere culturale. Il rifiuto della logica padronale, che adesso padroni poi sono la finanza, perché poi rispetto a quelli piccoli, che probabilmente ormai anche loro, assieme al destino di tutta la società, di tutta la classe media, la pauperizzazione sta prendendo anche i piccoli padroni. Chi sta guadagnando da tutto questo ci sta portando in un mondo diverso e più brutto. Ma la risposta culturale deve essere proprio anche il rifiuto di essere considerati come consumatori. Per tornare sempre al partito di prima, il PD, che già al tempo, quando c'era Bersani segretario, nella capitolo 11, per me è stato paradigmatico quel momento, perché è sparita la parola lavoro e lavoratori, così come impone la JP Morgan, che dice basta, le vostre costituzioni, soprattutto del sud Europa, perché le nostre costituzioni sono state segnate fortemente dall'esperienza antifascista. Allora, questo partito ha tolto il lavoro e i lavoratori e ha messo il cittadino consumatore. Il cittadino consumatore è l'idea fondante di Walmart. Walmart è uno dei gruppi più grossi, impiega nel mondo 2,2 milioni di lavoratori ed è partito con prezzi bassi. Prezzi bassi non favoriscono i lavoratori, dietro un prezzo basso c'è sempre qualcuno che sta soffrendo. Per cui c'erano i lavoratori del gruppo che vanno malissimo, la qualità decade e tutto questo ha ingenerato un giro per cui anche nelle altre fabbriche quello venisse preso come esempio. Per cui culturalmente bisogna resistere anche negli acquisti, bisogna uscire dal loro modo di produrre e vendere. Non basta solo lottare nel lavoro, e lo si deve fare, scioperare per difendere lo sciopero è una cosa importantissima,
imparare l'etica del lavoro e dello sciopero e di tutta la difesa dei diritti. Lo sciopero, i diritti dei lavoratori sono stati portati avanti, siamo riusciti ad avere una buona difesa dei lavoratori e siamo riusciti ad arrivare a questo grazie ai capi officina. Gli anni 60, 50, 60, chi ha portato avanti le lotte operaie, le avanguardie, erano proprio i capi officina, quelli che potevano permettersi di dire: ma chi se ne frega, io sono pagato di più. Perché avevano coscienza di classe. Per cui è importantissimo, sono contento di essere qua oggi, ringrazio tutti quanti di essere presente, perché si deve riportare l'attenzione sulla classe. Senza la coscienza di classe, finché la classe non diventa la classe per sé, sono vecchio, uso parole vecchie, che sono la classe in sé non vale niente. Il fatto che tutti quanti siamo vessati, siamo ricattabili, non vale niente. Allora, faccio sempre un esempio, secondo me, chiaro. Perché tutti dicono: ah, ma fra un po' vedrai che la gente si stancherà, se ci tolgono ancora qualcosa vedrai che la gente si ribellerà. No, in Africa ormai ti hanno tolto tutto e in Africa non ci sono rivoluzioni. Certo. Nessuno alza la testa quando ormai abbiamo perso tutto quanto, non ci manca tanto, per cui bisogna tenersi di più. Cioè, guarda, ci sono stati al ruolo, sappiamo storicamente è quello che è, bisogna farlo. Ma bisogna proprio lottare culturalmente, bisogna rifiutare. Io vengo da Milano, dove settimana scorsa hanno chiuso l'autostrada per l'apertura di un centro commerciale. Questa è la misura della nostra sconfitta. Però vi dico che noi Uber siamo riusciti a fermarlo, anche con una causa, anche difendendo tutto un sistema di leggi. Non molliamo su queste cose. Non molliamo mai. 5 minuti dopo il padrone. Beh, io penso, intanto vi ringrazio per avermi invitato, perché penso che sia una bella occasione per confrontarci e speriamo vada tutto in porto, magari, ma appunto avere il senso di un legame. Il legame è quello lì, quello legame di classe tra noi, che permette magari di vedere magari il risultato tangibile per Giacomelli tra pochi giorni, speriamo che appunto vada tutto in porto. E l'altro pezzo che mi viene da sottolineare in questa occasione è un po' questo: la vicenda sua e la stessa vicenda vostra FCA a me dà un senso, mi viene da dire, tra virgolette, capitemi bene, di ottimismo, nel senso che vedo nella controparte una sorta di colosso d'argilla, cioè, perché le forze in campo di chi licenzia Giacomelli o di FCA addirittura, sono forze che uno dice: no, non posso mettermi contro questi qui, non posso affrontare una battaglia di questo tipo. E invece voi state a dimostrare che pur con una forza davvero esigua, perché 14 delegati lì in FCA non è una forza preponderante, questo granello di sabbia, insomma l'ingranaggio, lo inceppa. Questo mi fa dire che cosa? Mi fa dire che noi gli strumenti che abbiamo, e sono in via di grossa restrizione, dobbiamo insistere a utilizzarli tutti, no? Chi CGL, chi fuori, col lavoro che diceva prima Maria, perché credo che sia un lavoro importante quello di tenere insieme il più possibile chi vuole fare una lotta di classe in questo paese. E io, sentendo gli interventi che mi hanno preceduto, anche se hanno detto cose tra di loro molto diverse, alla fine uno dice: però tutti hanno un po' ragione, no? Perché? Perché è una fase così, perché è una fase davvero molto complicata, e per questo l'invito e il contributo che mi sento di dare è proprio in quel senso, che bisogna tenersi gli strumenti che si hanno, non regalare gli strumenti che si hanno, fino a mettere in contraddizione chi in questo caso si rende persino complice dei padroni. E sto parlando dell'organizzazione in cui ho fatto parte fino al 31 agosto dello scorso anno, cioè prima di andare in pensione. Mi riferisco quindi anche alla FIOM in questo caso. Vedete,
una piccola premessa. Quando io sono entrato in SABE, ho fatto il colloquio, come tutti hanno fatto quando ho fatto domanda di lavoro, con il selezionatore che lì era anche il capo del personale dell'azienda. E quando mi chiese, ma perché hai fatto domanda in SABE? Perché voglio cambiare. Era un'altra azienda, facevo il delegato sindacale già per un'altra azienda. Lui lo sapeva benissimo perché non era una figura che non si era notata, avevamo fatto un presidio, giorno e notte e via, quindi sapeva bene, quindi adesso vieni qui a far casino. No, adesso io vengo qui a riposarmi, gli ho detto, cioè, nel senso che non è che tu vai chiaramente a esporti, a regalare ad altri strumenti perché poi ti seguino prima ancora di cominciare la tua attività. E da lì poi io il 5 dicembre del 79 sono entrato al lavoro in SABE, un anno dopo facevo il delegato e dopo per 35 anni ho fatto la mia militanza. Perché dico questa cosa? Perché noi lì abbiamo una storia, no? In SABE c'è una storia che alla fine non siamo mai stati d'accordo una volta nelle piattaforme contrattuali, cioè ho sempre votato contro le piattaforme contrattuali, ovviamente con i risultati anche poi dei contratti firmati, abbiamo sempre votato contro perché sempre abbiamo riscontrato rispetto a come pensavamo noi, inteso come gruppo di lavoratori in SABE, erano richieste moderate. Anche in questo caso, figurarci, in questo caso la FIOM non ha fatto nemmeno la piattaforma, perché di fatto una piattaforma sindacale sul contratto non c'è stata, ovviamente c'è stato il plebiscito di no, quando c'è stato lo sciopero i lavoratori della SAME hanno superato e a Bergamo, nonostante che per la prima volta che io ricordi non si è organizzato la partecipazione, non si sono fatti pullman per capirci, no? Mentre tutte le volte si faceva il pullman, stavolta che era uno sciopero unitario, no? Alla buon'ora, secondo qualcuno, noi diciamo maledettamente, però non hanno fatto nemmeno il pullman. Quindi dalla sala sono andati su a Bergamo 130 persone. Ed è stata l'unica, davvero, l'unica fabbrica dove sono andati lavoratori e non solo i tre delegati fedeli a manifestare. Ed è stata una presenza che ha segnato, perché Montaretti, uova tirata e tutto, cioè si è fatto quello che noi si fa quando si va in corteo, non si fa la concessione, si va in corteo, si fa un po' di casino perché uno non è lì. Perché la partecipazione è stata così alta? Non per la bontà delle richieste. A me viene da dire che quello lì è stato uno sciopero preventivo, nel senso che alla direzione della SAME, che ti misura ogni volta, come tutte le aziende misurano ogni volta l'adesione, sapere che c'è stato lo sciopero, sapere che in tanti compagni di lavoro sono andati in manifestazione, mette un po' in guardia rispetto alla mano libera di flessibilità che sta chiedendo nel contratto nazionale di lavoro e che i nostri si apprestano a firmare. Io per questo che dico, i delegati fin quando hanno quel ruolo riescono a sviluppare un livello di iniziativa, un livello di tenuta che in quel caso ha anche dei riscontri, ha anche delle risposte positive. E certo che in quel caso io dico ai compagni di no, dovete rivendicare quello che siete, dovete rivendicare persino l'appartenenza a un'organizzazione che vi stratta, i delegati della FIOM. Per la FIOM, io lo voglio ricordare a voi, la base dei lavoratori iscritti della FIOM, la base della SAME è una base secondo qualcuno non democratica, no? E qualcuno è Landini. Ora io vi ricordo a questo qualcuno, bisogna ricordare, e la dico con orgoglio che ho fatto parte fino al punto l'anno scorso di questa comunità di lavoratori, che il contratto aziendale lì è stato portato a casa con 50 ore di sciopero, in Italia non c'è nemica in giro che è successo così, che è stato votato quel contratto. E anche la cittadinanza, no? Tutto questo è un esempio che la volta voglio. E si va contro il senso comune, che si pensa sempre che bisogna essere
e milioni di persone, invece anche poche persone possono fare tanto. Quindi non è il numero, ma è la qualità quella vincente. Oggi assistiamo a una mobilitazione nazionale, da nord a sud, e migliaia di comitati, fabbriche, c'è un marasma incredibile. La gente ormai è stanca di tutto questo sistema di attacchi proprio sociali, proprio antipopolari. Vediamo anche cosa sta succedendo ai sindacati, chi vuole uscire dalla CGL, chi vuole uscire dalla FIOM, l'USB c'è una scissione in SGC, SGB. SGB. Bene, l'importante è che secondo me cioè non è uscire o rimanere, cioè ne possiamo fare anche altri 500.000 di frattumaglie di sindacati. L'importante secondo me è trovare una linea giusta, una linea secondo me è proprio di una tattica di da guerra, invece una tattica da guerra. Cioè, cosa vuol dire? Vuol dire che se io mi fermo alle lotte sindacali e alle lotte rivendicative e mi fermo alla denuncia, cioè io siamo per un esunti che Camusso e Landini, da questa gente qui non ci si può più, ci si può aspettare solo il peggio, secondo me. Quindi siamo tutti d'accordo su questo. E se noi fa un passo più importante, un passo molto più coraggioso. Quindi io chiedo a tutti i sindacati di base, i sindacati più coraggiosi, tra i più coraggiosi, che si mettono in moto per cercare una linea politica più da battaglia, più coraggiosa. Quindi cosa vuol dire? Vuol dire certamente le lotte rivendicative servono per aggregare, per far capire alla gente cosa bisogna fare, però poi fa il passo successivo, perché se si aspetta che Landino e Camusso ci diano sì va bene questo sciopero può andare bene, noi si aspetterà una vita e questi ci danno conto, ci danno addosso, vediamo come chi alza il capo viene colpito, passa al terrorista, viene isolato perché mette paura, e qui passa le denunce, arresti, prefigio in casa. Quindi anche uno che è il tuo amico può passare indietro. Noi bisogna, secondo me, compagni, noi bisogna avere una. Come giustamente è stato detto, coscienza di classe, bisogna avere una coscienza di classe. Cosa vuol dire?